Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Lusso in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina nel tragitto che mi porta verso il mio negozio, verso la mia attività commerciale. Io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Reione II numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Domani che è sabato solo mattina e la domenica chiuso. In queste dirette generalmente parlo di cose che possono essere più o meno interessanti, quasi mai faccio delle dirette monotematiche, quindi dove parlo solo di una cosa. In realtà oggi farò così. L'oggetto è le forme di assistenza che vengono date a tutte quelle persone che in città hanno bisogno sotto forma dei buoni spesa. Noi come associazione, come Comitato Artisti Siracusani, nelle ultime due edizioni siamo stati una parte attiva tra il collegare le politiche sociali del Comune di Siracusa e i cittadini nell'aiutare entrambi i soggetti nell'inserire le pratiche nel portale appositamente creato e gestito dal Comune di Siracusa, facendo compilare la modulistica a centinaia, direi anche migliaia di persone che in città hanno avuto di bisogno. La prima tornata è stata per noi devastante da un punto di vista operativo, perché non avendo mai fatto un servizio con una tale mole di dati da gestire, di modulistica da stampare, compilare, stampare, fare filmare, reinserire, capite bene che è stato un lavoro enorme, il tutto ovviamente a costo zero, perché nessuno ha pagato mai un centesimo, noi non abbiamo mai chiesto un centesimo. Nella seconda edizione saltò fuori che c'erano, poi alla fine le persone mi mandavano i messaggi, mi dicevano: ma voi quanto chiedete? Ma per fare cosa? Per compilare la domanda quanto chiedete? No, guardi, noi siamo volontari, non vogliamo nulla. E poi qualcuno si scoprì che c'erano poi delle strutture, dei centri, servizi che facevano pagare 5 euro. Comunque, vabbè, questo è per cambiare un pochettino. Oggi qual è la situazione? La situazione ad oggi, però prima bisogna fare un piccolo passo indietro, a fine luglio, mentre andavamo a cercare di capire come stava funzionando la parte residua dei buoni spesa che si potevano diciamo utilizzare, perché era uscito un comunicato nel sito del comune che diceva che sarebbero finiti, l'utilizzo sarebbe finito al 30 agosto, adesso non ricordo bene. Ebbene, il comune poi prorogò questa scadenza a una data successiva. Nel frattempo che andavamo a controllare appunto questa scadenza, ci siamo resi conto che c'erano dei fondi messi a disposizione dalla regione siciliana per tantissime città in Sicilia, e il comune di Siracusa era inserito in una, chiamiamola, blacklist di comuni che avevano perso delle somme, e il comune di Siracusa era messo tra questi comuni per un importo di 1.600.000 euro. Capite bene che è una cifra molto importante. Su questo interrogammo il comune. Il comune rispose il pomeriggio stesso dicendo no, che non era così, che non c'era stata nessuna dimenticanza. C'è un apposito video, non è che può essere smentito, perché oltre ad esserci un documento della regione siciliana c'è anche un video dove poi il comune disse no, non è così, l'assessora disse no, non è così, non c'è nessuna dimenticanza, anzi ci stiamo adoperando. Sono passati 5 mesi, io più volte in questi 5 mesi ho detto che questi soldi sono andati persi, non c'è stata mai nessuna smentita ulteriore, perché effettivamente probabilmente si sono resi conto che questa uscita frettolosa di un comunicato dove si diceva non c'è stata nessuna dimenticanza effettivamente poi non è stata smentita, per cui la città di Siracusa ha perso 1.600.000 euro.
Nel frattempo c'è stata una fondazione che ha regalato 100.000 euro al comune di Siracusa. Questi 100.000 euro, che chiaramente non sono 1.600.000 euro, sono da utilizzare sempre per realizzare dei buoni, che non sono dei buoni spese, sono stati chiamati buoni pasto. Saranno dei voucher da 30 euro che verranno distribuiti. Anche in questa tornata il comune ci aveva chiesto se eravamo disponibili, perché c'è stato un bando a cui io ho risposto dicendo: guardi, noi ci siamo. Bene, passato del tempo, a un certo punto ieri è uscito un comunicato stampa. Io me ne sono accorto perché io non ho quasi mai molto tempo per andare a perdere con questi giornali online così. Me ne sono accorto perché intorno alla tarda mattinata sono cominciati ad arrivare decine e decine di messaggi da parte di cittadini che chiedevano informazioni. Chiaramente io mi trovo confuso, perché non avendo nessun tipo di comunicazione da parte del comune e avendo poi centinaia, perché poi alla fine nel primo pomeriggio sono diventate centinaia di persone che mi chiedevano informazioni, va da sé che io sono entrato nel pallone. Perché cosa succede? Vedete, quando il comune di Siracusa probabilmente manda a questi giornalisti comunicato stampa e dice: adesso abbiamo questi buoni pasto, partiamo, dimentica che poi i cittadini non chiamano i giornalisti, anche perché chi devono chiamare? I giornali sono delle all news dove dicono di tutto di più, ma poi da un punto di vista dell'operatività, del concreto, non c'è nulla. Non possono dare risposte come possono dare noi volontari, come abbiamo dimostrato in questi anni, no? E allora cosa succede? Che i cittadini prendono le informazioni dai giornali dicendo: partono i mini buoni pasto, e noi dobbiamo poi correre a cercare di dare aiuto. Non apprezzato dal comune, e adesso specifico perché. Vedete, nella prima e nella seconda edizione del Buoni Pasto io ho avuto una sensazione di essere visti in maniera non necessaria. Avete presente quando voi partecipate a qualcosa e vi rendete conto che non siete apprezzati, perché magari il comune, quando fa uscire i comunicati, ringrazia l'assessora, ringrazia, però poi si dimentica di ringraziare chi realmente fa il lavoro. Il 90% l'abbiamo fatto noi. Gli stessi uffici comunali, vedete, io non voglio fare polemica, ma gli uffici comunali delle politiche sociali sono portati avanti da persone che vengono pagate con stipendi pubblici. Quando io nella prima tornata leggevo: non contattate le politiche sociali, contattate le associazioni di volontariato, mi ponevo questa domanda: ma sono pagati, perché non devono fare loro questo aiuto? E allora mi fu detto: ah, ma c'è il Covid, le restrizioni, noi non possiamo. Vabbè. La seconda volta, pure. La seconda volta mi sono reso conto addirittura che succedeva una cosa un po' così anomala. Noi dovevamo dare aiuto ai cittadini, piena pandemia, pericolo, rischio, e non siamo neanche stati contattati da chi di dovere, quindi dal comune, per dire: guardate, voi state facendo un servizio fantastico, gratuito, ma perché non vi andate a fare i tamponi, i vaccini, magari vi diamo priorità come diamo a tutte quelle persone del comune di Siracusa? Neanche questo. Quindi, quando tu ti rendi conto che il comune non apprezza quello che tu fai gratuitamente, ti rendi conto che il comune neanche ti ringrazia, alla terza volta, quindi quello che è successo ieri, pur avendo noi, all'indomani che abbiamo partecipato a questa manifestazione di pubblica per aiutare, fatto una ricerca di volontari, io li voglio ringraziare, li ringrazierò magari in maniera personale, perché abbiamo chiesto e abbiamo trovato una dozzina di persone disponibili ad aiutarci. Ma vedete, quando io ieri mi vado a trovare la comunicazione con il Comune di Siracusa, come sempre errata, perché ieri il Comune di Siracusa a un certo punto ha fatto girare la notizia che il sito era già pronto per ricevere le istanze. Il sito, io poi ho pubblicato tutti i riferimenti, a ieri non è aggiornato all'inizio del 2021, se è vero.
cioè totalmente tutto offline. Non c'è nulla di aggiornato. A ieri non c'era nessuna pratica da poter inserire perché non c'era l'apposita funzione. Quindi queste sono le comunicazioni scarse che vengono date. E allora a questo punto io ieri ho deciso, abbiate pazienza, dato che noi non siamo neanche apprezzati per l'enorme lavoro che facciamo. Nel mio blog salvorusso.it ho fatto l'articolo, andate a contattare all'ordine per farvi aiutare l'assessore le politiche sociali, in calcio a questo video c'è il numero delle politiche sociali, il signor sindaco, altre persone, dirigenti, i giornalisti che vengono pagati, perché vedete, i giornalisti che tengono famiglia giustamente, percepiscono dei soldini da parte del comune di Siracusa, come contributi, quello che volete voi, opere di comunicazione, perfetto, caro giornalista. Dato che tu comunque vieni sovvenzionato dal Comune di Siracusa, dato che il Comune di Siracusa preferisce portare a te le informazioni prima che ai diretti interessati, domani mattina apriti uno sportello, accogli i cittadini e aiutali a inserire le pratiche. Dato che siete tutti belli con i soldi pubblici, vi fate tutti belli, spavaldi, e non apprezzate chi gratuitamente fa del volontariato civico, adoperatevi voi. Quindi abbiate pazienza, noi non facciamo altro che mia moglie la chiama beneficenza, perché sì, è vero, noi siamo dei volontari che non prendono nessun rimborso, non prendono nessun contributo, a differenza di quei volontari che poi fanno le richieste e gli vengono ridati i soldi sotto forma di contributi, come sotto forma di patrocini e quello che è. Siccome noi facciamo beneficenza, però la beneficenza qualche volta viene equivocata con l'ingenuità, come la stupidità. Siccome noi non siamo né stupidi né ingenui, aiutate voi cittadini, dato che voi vi prendete i meriti, non capite neanche che a un certo punto bisognerebbe ringraziare per l'operato che si è fatto negli anni, quindi organizzatevi un pochettino voi. In calce a questo numero io mi devo scusare con le centinaia di persone a cui ho dato questo numero telefonico, però la stessa operazione di andare a fare la richiesta dei buoni pasto è una cooperazione complessa, per cui sinceramente, a queste condizioni, con questo clima, di essere non accettati, per un servizio che prestiamo gratuitamente, perché non è che chiediamo soldi, abbiamo mai chiesto un centesimo a qualcuno, a comune o quant'altro. Quindi non ce la sentiamo di avventurarci in questa nuova campagna di aiuto ai cittadini. Quindi il Comune di Siracusa chiami, chieda le risorse a chi dà soldini, quindi agli stipendiati, ai giornalisti, e chieda loro di aiutare a compilare, a dare questa distribuzione. Dopodiché mi piacerebbe che qualcuno un giorno spiegasse come mai questo 1.600.000 euro è andato perduto, come mai qualcuno probabilmente si è dimenticato di compilare l'istanza, o l'istanza l'avranno compilata male, non avranno rendicontato qualche cosa a dovere, e tutta una serie di altre domande, cioè perché deve essere il cittadino a pagare per errori che magari qualche politico, qualche burocrate, qualche dirigente ha sbagliato. Pagate voi una volta per tutte, una volta tanto, per i cittadini. Scusate, questa mattina sono molto amareggiato perché io ieri ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di tantissimi cittadini che capiscono, che comunque hanno capito lo spirito di questa polemica, però a un certo punto bisogna non passare da fessi. E siccome quando tu hai a che fare con persone che pensano di essere superiori, pensano di essere intelligenti e ti considerano, loro pensano, mediocre, e allora sapete cosa c'è? Non mi metto io al vostro livello, perché a un certo punto poi mi rendo conto che dialogare con determinate figure poi per me è una grande perdita di tempo, che non mi dà nessun tipo di gratificazione. Allora preferisco continuare a fare il mio volontariato civico, ma senza innalzare, senza portare nessun tipo di comunicazione, senza portare nessun tipo di ringraziamento a chi poi non apprezza chi fa vero volontariato civico.
con vero spirito di voler essere altruista, voler aiutare gli altri. Ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo.